amici, cari amiche, bentornati al nostro appuntamento con Coffee Break. Sì, qui dal Bloom di Ustuni, su Ustuni Notizie, naturalmente continua la nostra chiacchierata. Ringraziamo ancora per la puntata scorsa gli amici della SD Ustuni Calcio 24. Continua questa nostra chiacchierata, continuano queste nostre chiacchierate parlando di sport, parlando di società sportive. Oggi ospiti, insomma, vedete già inquadrati al mio fianco il vicepresidente della Futsal Ustuni, Eugenio Santomanco. Ciao Flavio, grazie per ospitarci. È un piacere ritrovarti. E il nuovo vicepresidente di questa formazione, Franco Di Noi, che ha accettato il nostro invito. Franco, è un grazie, piacere. Grazie per il tuo invito. Con gran piacere. Grazie, piacere è tutto mio e soprattutto piacere degli amici che ci ascolteranno per questi insomma 30-40 minuti per parlare di Futsal Ustuni, una società nata nel 2020. Dicevo l'altra sera, anzi ringrazio anche voi per questo spazio che mi avete concesso per la presentazione della squadra a Masseria Valentina. È una formazione che è nata nel 2020 con grandi difficoltà, perché insomma proprio quell'anno ci fu questa ondata di Covid che travolse anche le società sportive. Quindi Eugenio, da dove tutto ebbe inizio, quest'anno si riparte con un campionato di serie C2. Nonostante, diciamo, forse gli spazi per voi sono un po' stretti ormai, però di questo ne parleremo. Intanto, che progetto è la Futsal Ustuni? Innanzitutto, Flavio, mi preme ringraziarti per tutto quello che fai per lo sport ostunese, perché non è da tutti dare lo spazio che riesci a riservare alle associazioni. Noi siamo nati nel 2020, se vogliamo usare il detto chi ben comincia a metà dell'opera, noi non lo possiamo utilizzare, perché siamo nati a luglio 2020, dopo il lockdown, perché probabilmente ci è rinata parecchio la voglia di volersi mettere a disposizione della comunità sportiva ostunese, e quindi diversi ex membri dell'altra società che era presente, l'Olimpico Ostuni, mi hanno coinvolto per creare questa associazione. Iniziamo il campionato, dopo un mese ci fermano e quindi la prima stagione si chiuse lì. Dopo il primo anno, i successivi 3 anni erano stati improntati per far crescere il settore giovanile e per far di conseguenza affacciare in prima squadra parecchi ragazzi ostunesi. Diciamo che ci siamo riusciti in parte, perché vuoi lavori di ristrutturazione al Pala Gentile, vuoi lavori di ristrutturazione poi al Jean Monnet, che avevamo identificato come seconda nostra casa, il periodo di commissariamento ci hanno penalizzati. La nuova amministrazione ci ha dato la possibilità di entrare in un già saturo Pala Celeste, trovando degli spazi riservati alla prima squadra, e grazie ai quali l'anno scorso, coinvolgendo anche tanti giovani ostunesi, abbiamo portato a casa per la prima volta nella storia del futsal ostunese la Coppa Puglia. È stato motivo di grande orgoglio per noi e penso per tutta la comunità ostunese. Come abbiamo sottolineato durante la presentazione, anche il sindaco ci ha tenuto a ribadire l'importanza dei giovani e del coinvolgimento dei giovani. Ha voluto sottolineare che il Pala Gentile sarà al più presto nuovamente disponibile, e quindi potremo ripartire con il progetto giovani. Questa è una cosa fondamentale. Franco, tu sei ritornato in Puglia dopo un'esperienza lunga all'estero e hai deciso di sposare questa causa, cioè nel senso di metterti a disposizione di una società di calcio, anche perché tu, insomma, è un mondo che conosci bene, forse non il calcio 5, ma il calcio sì. Calcio. Io sono un nuovo cittadino ostunese da 3 anni. L'anno scorso siamo stati sponsor con la Leonidas Cioccolateria per la squadra. Ho vissuto un anno bellissimo, perché ho vissuto un anno dove ho potuto incontrare tifosi, dirigenti, giocatori, che hanno dato soddisfazione a livello della squadra, a livello di tutto, e poi come ha detto Eugenio, con la Coppa Puglia è stata veramente una cosa meravigliosa. Fine stagione Eugenio mi ha proposto questa nuova funzione che io ho accettato con gran piacere, perché, come hai detto bene, ho un'esperienza di 15 anni a livello nazionale belga, perché ho avuto la fortuna di avere un figlio che si è interessato al calcio a 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo ho incominciato a giocare calcio, alla scuola calcio, e ha finito a 18 anni.
finire 18 anni quando doveva prendere soldi. Mio figlio mi ha detto quando doveva prendere soldi e firmare un contratto professionale, mi ha detto solamente, sinceramente, che non voleva giocare più. Un impegno molto grande, perché mio figlio erano allenamenti tutti i giorni, partita e tante di quelle cose. Vabbè, ho vissuto 15 anni con mio figlio di felicità sportiva. A un certo punto, quando poi ritorni in Italia, ti devi prima adattare alla mentalità, poi devi capire cosa fanno e non devi dare, puoi dare un consiglio, puoi programmare qualcosa di bello. Ma io penso che un'associazione sportiva, tramite il mio mestiere che ho fatto per 40 anni, la mia 40 anni, la mia qualificazione, si incomincia sempre con un foglio bianco e si dice: guarda, se noi dobbiamo aprire una qualsiasi attività commerciale, sportiva, cosa dobbiamo fare per arrivare dove vogliamo arrivare? Allora, adesso c'è l'impegno di avere prossimamente una nuova sala, prima che darà soddisfazione a tutti, giocatori, spettatori e tante di quelle cose. E poi, come ha detto Genio, io ne ho parlato con il sindaco, in presenza di sindaco, il bello di questa scuola calcio sarebbe di inserire tanti di quei giovani piccoli che daranno soddisfazione fra pochi anni o fra anni, per fare un vivaio di giocatori che si interessano a questo gioco. Intanto di pensare a fare un vivaio, si dà soddisfazione ai genitori di portare i bambini, perché i bambini prima di ogni cosa calcio a 5 si può giocare in qualsiasi temperatura, pur essendo che la temperatura qui in Belgio non è quella dell'estero. Poi uno sport pulito, poi uno sport che possono venire tutti in famiglia, quindi automaticamente si può creare una fase di nuovi spettatori e tante di quelle cose. È logico che una squadra, come ho detto prima, è come un'impresa, c'è un budget, ci sono soldi da trovare, ci sono sponsor da far venire, ma gli sponsor vengono con un certo standing, non vengono solamente perché si chiama Ostuni, perché ha vinto una coppa, quello è una cosa importante, però se noi vogliamo attirare sponsor molto più importanti, sarebbe bello di avere un standing sportivo un po' più importante. Il sindaco ci ha dato molta soddisfazione dicendo che la cosa che lui vorrebbe, come il basket, come il tennis, come tante di quelle altre attività sportive qui a Ostuni, di avere questa scuola calcio che permetterebbe a tanti di quei bambini ostunesi e pure di provincia di avere questa felicità per noi. È logico che quando si prende un foglio bianco e si mette in palio tutto quello che si deve fare, non sono cose che si fanno in poco tempo, bisogna avere il tempo, bisogna avere il timing, bisogna fare tante di quelle cose, però noi siamo fiduciosi e siamo convinti che step by step, passo a passo, ci arriveremo. Questo è poco ma è sicuro. Franco è una persona che è molto determinata nel suo lavoro, nel suo modo di essere, lo abbiamo visto anche perché ha creato delle aziende in Ostuni, ha citato la Leonidas, ma l'altra è Masseria Valentina, che è una delle masserie più belle del nostro territorio, che ha lavorato in questo primo anno, ma avremo modo di parlare anche di Masseria Valentina. Eugenio, io volevo tornare da te per parlare appunto di questa società. Voi siete una società prettamente di ostunesi, avete creato una formazione prettamente di ostunesi. Noi la settimana scorsa parlavamo con gli amici della SD Ostuni Calcio 24, insomma, finalmente c'è un ritorno agli ostunesi. Sì. Questo è fondamentale. Sì, noi, il nostro CDA è composto da 11 persone, tutte provenienti da Ostuni, che innanzitutto hanno alla base il valore dell'amicizia e condividono gli stessi valori, gli stessi obiettivi. Come ho già detto prima, come ha detto anche Franco, i giovani sono un nostro punto di partenza e un nostro punto di arrivo allo stesso tempo. L'anno scorso, come ho già detto, abbiamo vinto la Coppa Puglia avendo per tre quarti il roster composto da ragazzi ostunesi. Quest'anno ci ripresentiamo ai nastri di partenza del campionato di Serie C2 avendo il roster composto per i tre quarti da ragazzi ostunesi. E quindi questo deve essere il viatico per fare sempre meglio, perché dobbiamo far crescere il territorio dal punto di vista sportivo e sociale, e quindi dobbiamo coinvolgere i ragazzi del territorio.
sarebbe troppo facile comporre un roster di soli giocatori stranieri, perché purtroppo ci sono delle realtà che purtroppo, se, dal mio punto di vista, poi ognuno chiaramente è libero di, come nell'iniziativa economica, anche nell'iniziativa sportiva, di fare come meglio crede. Però diciamo, componendo dei roster composti da soli giocatori ostunesi o comunque di fuori territorio, non vedo come possa essere di sprono alla crescita dal punto di vista sportivo e sociale del territorio. Franco, l'ingresso di Franco nella nostra compagine, a mio avviso, è molto importante, perché ci porta un'esperienza sconfinata dal punto di vista della gestione. Io stesso passo ore e ore ad ascoltare Franco, i suoi consigli su ogni aspetto della vita economica e sociale, e ci permette di fare anche un salto di qualità, di poter coinvolgere magari in futuro anche degli attori economici non provenienti solo dalla realtà economica locale, e quindi di poter continuare su questo percorso di crescita che abbiamo iniziato 4 anni fa. È iniziata da qualche ora la nuova stagione, Eugenio. Che stagione sarà quella della futsal, calcolando il fatto che comunque sia la serie C2 forse vi sta un po' stretta, nonostante avete sempre disputato solo quella, però diciamo che vi sta un po' stretta. Ma che stagione sarà? Sì, noi l'anno scorso, con la vittoria della Coppa Puglia, avevamo conquistato sul campo l'accesso alla serie C1. A fine campionato ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di rimanere in C2, principalmente perché voglio dire, la struttura sportiva che attualmente utilizziamo non ci avrebbe permesso di affrontare il campionato di categoria superiore in maniera perfetta, e quindi abbiamo deciso di ritornare a partecipare al campionato di C2 e magari raggiungere un altro obiettivo mai raggiunto dalle compagini ostunesi, ovvero la vittoria di un campionato, perché negli anni si è sempre avuto accesso alle categorie superiori o tramite vittoria dei playoff o tramite ripescaggio. Che stagione sarà? Come si dice, sarà il campo a dirlo, a dare il verdetto. È chiaro che il nostro obiettivo è vincere, che non ci nascondiamo, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sulla crescita sportiva, sulla crescita sociale, ma vincere aiuta a vincere. Quindi avere una prima squadra vincente aiuta sicuramente a coinvolgere tutti gli attori necessari per la crescita dell'associazione sportiva. Quindi, grazie al grande lavoro svolto dal direttore sportivo Eustachio D'Ernesto insieme al suo collaboratore Luca Anglani in questa estate, ci presentiamo con un roster, a mio giudizio e a nostro giudizio, che può ambire alla vittoria del campionato. Abbiamo fatto degli innesti mirati, abbiamo preso per esempio solo due ragazzi provenienti dai paesi esteri, che sono Damian Mazzukevic, che l'anno scorso ha vinto il campionato con il Veglie, e abbiamo preso un pivot argentino, Miranda, che arriva in questi giorni. La loro esperienza, affiancata alla brillantezza dei nostri giovani e all'esperienza anche di calcettisti del calibro di Mirko Saponaro, che sarà il nostro capitano, Mattia Miccoli o i gemelli delle tesoriere, sicuramente, a mio parere, compongono un mix che ci potrà dare soddisfazione in questa stagione. Anche il mister, insomma, ostunese doc, quindi diciamo la base ostunese è forte. Franco, volevo farti una domanda, vista la tua esperienza. Quanto è importante che una società che non sia la futsal, ma naturalmente una società di categorie come quelle che viviamo noi, la prima categoria nel calcio, la Serie C, 2 nel calcio 5, ma anche magari un basket che faccia una Serie C, che poi sono comunque campionati regionali, quanto è importante fissare le basi per avere una struttura, ecco, una struttura di proprietà? Quanto è importante che una società abbia una struttura di proprietà? Come ho detto prima, la mia esperienza a livello gestione di società, ho svolto la mia qualificazione per 40 anni da dottore commercialista tributario, e a livello calcistico, a livello sportivo, è il stesso ragionamento di una società. Cioè, sarebbe a dire quanto dobbiamo spendere in una stagione, quindi si incomincia dalla parte
più critica, e poi quanto abbiamo a disposizione per assumere tutti i costi. E quello che sarò fatto quest'anno, tramite la mia esperienza a livello gestione, con Genio, con il presidente, e quest'anno, da quanto ho visto e da quanto ho verificato, si farà una stagione tranquilla. È inutile dire noi andiamo in una categoria più importante, noi faremo questo, noi faremo quello, perché quando non ci sono i soldi, con i soldi, senza soldi non si fa niente, senza il denaro non si fa niente. Quindi è meglio avere una pretesa di vincere un campionato, di far venire gli sponsor nuovi, di aiutare la squadra con delle belle cose a livello sponsor più importanti, perché quegli sponsor più importanti ci daranno la capacità di fare cose a livello sportivo più alto. Ma a parte questo discorso qua, io ho dato un'idea di far preparare la squadra a livello calcistico prima del campionato, perché tutti i giovani che fanno parte di questo team hanno pure loro diritto di riposarsi, di divertirsi, di approfittare della stagione estiva, andare al mare e tante di quelle cose. E parlando con Genio, con il presidente, con tutto il consiglio, ho detto: guarda, ma voi avete già fatto una preparazione fisica prima di un campionato? Beh, veramente, dice, ci abbiamo pensato, però così colà. Io ho visto che in un'assoluta maniera questa preparazione è stata fatta e i giovani hanno risposto con gran piacere di fare questa preparazione fisica. Preparazione fisica a cosa serve? Serve a, prima di essere pronti per il campionato, per l'avvio del campionato di questo sabato, e poi a un certo punto sono novità che si danno a livello sportivo che loro non conoscono. A livello poi di questa squadra, io ho detto, parlando con Eugenio, dico: scusa, ma voi a livello della squadra fate qualche festa, non so, per un Natale, per un carnevale, fate venire persone esterne, facendo un barbecue, facendo una serata spaghettata. Non bisogna fare, perché è un accesso che deve essere libero a tutti a livello portafoglio. È inutile dire: noi facciamo una serata in un ristorante tipico costoso, perché a un certo punto la gente dice: mi piacerebbe, ma non accetterebbe. Questo è un discorso molto importante, perché ancora una volta quello che ho detto prima con la scuola calcio, prima dell'interesse di questa squadra, poi non bisogna mai dimenticare, quando i giovani vengono, i piccoli vengono a giocare in una squadra, in un team ben organizzati, si imparano che lo sport può impedire, anni dopo anni, a fare cose meno piacevoli per la famiglia. Quando cominciano a uscire, quando cominciano a... E quindi è un'educazione, l'educazione sportiva che si danno a questi giovani, è meglio far venire un bambino di 5 anni, di 6 anni, di 7 anni a cominciare a fare questo sport, che tenerlo nel salone con un telefono a fare giochi e non giochi, perché è un passatempo che magari dà disponibilità ai parenti, perché dice: boh, non staccarmi il bambino, falla giocare così io sto tranquillo pure io. Bisogna portare i bambini a livello fisico, a livello psicologico, a livello educazione, è molto importante. E sarà quel flusso sportivo che arriverà, penso e spero, prossimamente, che farà sviluppare tutta l'associazione. E questo è molto importante. Quindi fino ad arrivare, diciamo, il sogno, insomma, anche immagino dei ragazzi, della società, è quello di avere una struttura di proprietà, cioè arrivare assolutamente, a avere... assolutamente, assolutamente. E penso che il comune e il sindaco è molto molto deciso, è molto molto interessato di questa struttura. Siamo quasi alle battute finali di questa nostra chiacchierata, ma voglio chiacchierare anche di iniziative legate al tessuto imprenditoriale della città, che immagino anche nel vostro caso risponda bene, Eugenio, cioè nel senso che avete un sacco di aziende che vi seguono, soprattutto avete tanti tifosi che vi seguono, però è partita anche una campagna di sostegno rispetto alla Futsal Ostuni. Come dico sempre, la rete sociale è fondamentale. Noi in questi anni siamo riusciti a coinvolgere tante realtà locali,
gli abbiamo proposto il nostro progetto, è piaciuto, è stato condiviso e negli anni ci sono tante aziende che ci stanno rinnovando ogni anno la loro fiducia, ce ne stanno dando sempre di più e questo per me, per noi è motivo di grande orgoglio, perché attraverso la rete sociale si può crescere. Esempio ne è il rapporto che si è creato con Franco, che abbiamo conosciuto come nostro partner l'anno scorso e che, conoscendoci reciprocamente nel corso della passata stagione, quest'anno è entrato a far parte della nostra stagione. Quindi noi, quando dialoghiamo con un possibile partner, li mettiamo davanti quali sono i nostri valori. E spesso e volentieri ci si rivede, ci si ritrova in questa condivisione e si porta avanti il progetto, che è fondamentale. Noi, come ho già detto durante la presentazione, in questi anni siamo riusciti a coinvolgere più di 50 aziende locali che in una maniera o nell'altra ci hanno dato e ci danno una grossa mano per far sviluppare questo progetto in maniera, come ha detto Franco poc'anzi, solida ed efficiente, perché non dobbiamo creare problemi a nessuno. Questo è fondamentale. Quando abbiamo poi, insomma, a fianco a noi uno sponsor che ci può parlare della realtà di Ustriva, ne approfitto anche, Franco, per farti una domanda fuori dallo sport, per parlare di questo intervento che tu insieme alla tua famiglia hai fatto prima a Viale Pola con Leonidas e poi con Masseria Valentina, per parlare di questo primo quasi anno di Masseria Valentina dall'attivazione. Parliamo naturalmente, insomma, di turismo e quindi non solo di struttura ricettiva, allora, ma anche di ristorazione. Che anno è stato? Noi ci siamo trovati a Ostuni 3 anni fa, dopo una vita all'estero, come ripeto, e mio figlio ha avuto l'idea di voler fare qualcosa qui a Ostuni, mia moglie anche, quindi mia moglie si è dedicata alla Leonidas e vorrei aggiungere e precisare che la Masseria Valentina appartiene a mio figlio e alla sua compagna Cristi. Io mi trovo sempre a trovare le soluzioni a tutti i livelli, però non sono il proprietario della Masseria Valentina. La Masseria Valentina è una SRL che è stata creata. L'amministratore delegato è mio figlio e la compagna fa parte di questa società. Allora, Masseria Valentina è stata una bellissima cosa perché è l'ultima, penso, masseria che si trova a 1,7 km dal centro di Ostuni, che è una bellissima cosa che dà soddisfazione da giugno a tutti i clienti, sia a livello ristorante, sia a livello hotel, e sia a livello piscina, con tante di quelle, parking privato e così colà. Non bisogna pure dimenticare che noi partiamo da principio, che da quando siamo arrivati a Ostuni non vogliamo dare fastidio a nessuno, non siamo qua per fare baldoria, voilà. Noi vogliamo collaborare con tutti, come abbiamo già fatto quando noi eravamo clienti e semplicemente clienti e amici con tutte le strutture di Ostuni che rispettiamo, e così sono diventati pure amici. Comunque io posso dire una cosa, che Masseria Valentina sta andando abbastanza bene. Dal 1 giugno siamo contenti, abbiamo dato tutta la possibilità ai clienti di far con delle feste stile pizzica pugliesi, la notte bianca a Ferragosto, e la stagione fine 2024 e quella del 2025 sarà una cosa molto 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 bella. Al di là di questa masseria abbiamo donc la Leonidas Puglia con il primo negozio a Ostuni, dove c'è una birreria belga, cioè facciamo arrivare dal Belgio birre che non si trovano in un altro posto, on take away, quindi solamente si acquista e si porta via, non facciamo nessuna degustazione, e poi faremo un'altra attività prossimamente anche in questo negozio, che sarà un'attività che sarà pronta prima delle feste natalizie, che sarà una pasticceria. Per dire tutto, al di là di queste... Poi avrete buoni vicini di casa. Sono più che vicini di casa, sono prima di ogni cosa amici, quindi automaticamente... Ci saranno altri progetti nel 2025 che sto elaborando, ci sono altri progetti che qui Ostuni sta aspettando,
non per qualsiasi, però faremo in collaborazione con degli amici altre realizzazioni che ancora una volta dico non daranno fastidio a nessuno perché non esistono. Questo è il futuro. No, io mi auguro di poter collaborare anche con, insomma, con le tue strutture, anche attraverso i festival culturali che facciamo per questa città, perché quando si crea una rete di amici è giusto coinvolgere gli amici, soprattutto anche su progetti culturali che sviluppano come lo sport, insomma, la sensibilizzazione di una città. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie, tu pure a te, quasi ci sei, grazie a te, grazie ci siamo, quasi. Siamo quasi pronti. Una nuova novità del Bar 83 di Ossuni che arriverà a Viale Pola, quindi avremo modo di parlarne anche sui nostri canali. Quindi grazie a Eugenio Santomanco, grazie vicepresidente a te, Flavio, della Futsal Ossuni, grazie a Franco di noi, che insomma anche lui vicepresidente aggiunto della Futsal Ossuni, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te, Franco. Grazie a te. Riteneteci a vostra disposizione, come naturalmente tutti voi che ascoltate questa nostra trasmissione che tornerà settimana prossima. Inizieremo a parlare di politica, di turismo e ritroveremo Alessandro Semeraro dell'Hotel La Terra, quindi della Federalberghi Puglia, della provincia di Brindisi. Quindi inizieremo a tracciare bilanci dell'estate 2024 e ci proietteremo naturalmente verso le festività natalizie. Intanto io sono contento, noi siamo qui in questo momento, stiamo realizzando questa trasmissione, la terrazza di Nicola è piena di turisti stranieri che scelgono Ostuni anche in questo mese di ottobre, quindi che dire, siamo contenti di tutto questo. Ringraziamo Nicola, ringraziamo il Blum e tutto il suo staff per essere, insomma, come sempre vicini a questa trasmissione. Grazie a tutti, grazie ancora una volta a voi e appuntamento a mercoledì prossimo alle 14.30, ma il nostro appuntamento con Coffee Break lo trovate su tutte le piattaforme, sul nostro canale YouTube, disponibile naturalmente 24 ore su 24. Grazie a tutti e a presto.